Riguardo alle strumentalizzazioni che qualcuno in sede di replica ancora una volta vorrà fare in merito alle ormai note scarcerazioni, tema che però è fuori dall'oggetto dell'informativa di oggi, ricordo che sono state determinate da decisioni prese in piena autonomia e indipendenza dai magistrati competenti, nella maggior parte dei casi per motivi di salute, sui quali ovviamente non c'è stato alcun condizionamento da parte del Ministero o del Governo. Come è noto, i due decreti legge approvati nel giro di una settimana rappresentano la migliore risposta dello Stato per garantire una stretta sulle richieste di scarcerazione e contemporaneamente riportare i detenuti davanti al giudice affinché, visto che il quadro sanitario è cambiato, vengano rivalutate tutte le questioni di salute. Nel frattempo, a seguito di colloquio con il sottoscritto, il dottor Basentini ha rassegnato le dimissioni che, come è noto, ho accettato. A ciò ha fatto seguito il cambio dei vertici del DAP. Proprio stamattina ha preso possesso delle sue funzioni il nuovo capo, il dottor Bernardo Petralia, mentre da circa una settimana ha iniziato il suo lavoro di vice capo DAP, il dottor Roberto Tartaglia. Adesso è necessario rassicurare tutti i cittadini che credono nella lotta alla mafia perché sappiano che il fronte antimafia rimane compatto. Grazie.